L'habitat marino che vedete qui alle mie spalle è inserito nell'area marina protetta di Portofino e ha un grande valore ecologico perché ha una grande varietà. Questa grande varietà è dovuta prevalentemente alla presenza di quello che chiamiamo il coralligeno e noi potremmo un po' paragonarla alle barriere coralline tropicali in un certo senso. Sicuramente ha la stessa biodiversità, la stessa varietà, la stessa grande appunto diversificazione nelle forme di vita che lo costituiscono. Cresce sulle scogliere, sott'acqua ovviamente, a partire dai 20-25 metri fino alla profondità dove arriva la luce intorno ai 200 metri e quindi sulle scogliere a picco che abbiamo, le cosiddette falesie che abbiamo qua nel promontorio di Portofino. Sono falesie fatte di conglomerato, quello che voi vedete che si butta in mare, si tuffa in mare da monte, diciamo, che forma il parco naturale terrestre, continua ovviamente anche sott'acqua. Questa associazione così varia ha ovviamente delle specie di spicco, sia tra diciamo, la parte vegetale che la parte animale. La parte vegetale, l'abbiamo detto, sono prevalentemente, ovviamente ci sono delle alghe che sono una componente che costruisce, no? una matrice su cui altri organismi si insediano. Sulla parte invece animale c'è l'imbarazzo della scelta. Ovvio, il corallo rosso è un organismo molto interessante, un po' perché ha una crescita estremamente lenta, cresce circa 2 mm all'anno, quindi immaginate quando una volta veniva pescato per farne dei gioielli, le colonie di corallo rosso che venivano pescate erano centenarie anche, un po' per la sua bellezza ovviamente. Le gorgonie, che sono di nuovo degli animali costruttori come i coralli, quindi sono colonie di piccoli polipi, di piccoli animaletti che costruiscono una struttura calcarea in cui vivono e formano queste specie di ventagli che sott'acqua sono bellissimi da vedere. Ma poi ci sono tutta una serie di pesci che vivono ovviamente in questa associazione, che sono colorati, come possono essere le donzelle, la donzella pavonina, che lo dice il nome, ha proprio un aspetto come un pavone, no? Di bellezza, di colori messi insieme. Ci sono i nudibranchi, che sono dei molluschi che non hanno la conchiglia e che anche loro hanno dei colori molto molto vivaci. Spesso sono colori di avvertimento perché sono organismi che molto spesso sono velenosi, ma ciò non toglie che questo li renda ovviamente molto molto belli. Ovviamente un ambiente come quello che stiamo descrivendo ha anche delle minacce. Le minacce sono legate alla presenza dell'uomo, sono legate anche ai cambiamenti climatici. La presenza dell'uomo in qualche modo viene regolamentata. La subacquea è una subacquea che viene guidata ad essere sostenibile, a non essere troppo impattante. Sulla parte climatica ovviamente non è così semplice. L'aumento delle temperature impatta molto sul coralligeno, perché questi organismi hanno bisogno di temperature costanti e quindi grandi variazioni di temperatura e anche di acidificazione del mare possono creare un grosso problema a questo tipo di ecosistema. Questo ambiente, questo ecosistema crea anche un valore per l'uomo. Tutto questo insieme di grande varietà ospita anche una grande varietà di pesci e questi pesci noi li mangiamo. Pensiamo ai dentici, alle mormore, alle aragoste, alle magnose, che sono crostacei. Poi c'è ovviamente anche un grande valore turistico per chi va sott'acqua, ovviamente è un ambiente bellissimo, ma anche per chi viene magari qua nella baia e oltre a visitare la parte terrestre va in mare, si porta una maschera e magari fa snorkeling, sicuramente può godere di una grande biodiversità che è dovuta anche alla grande biodiversità che c'è in questa associazione che è il coralligeno. Se poi ci allarghiamo un pochino, abbiamo addirittura un'area marina che è internazionale, non è soltanto locale, e sto parlando del santuario Pelagos, il santuario dei cetacei, che praticamente coinvolge l'Italia, la Francia e il Principato di Monaco. E come dice il nome, è un'area marina che ha delle regole molto particolari per la tutela dei cetacei, quindi delfini, balenottere, zifi, delfino comune, delfino tursio, perché è quello che più facilmente si vede qua lungo la costa, e tutto questo però lo si può trovare e lo si può comunque intuire e vedere venendo a visitare la parte di costa e godere di questo panorama che io ho alle mie spalle.